Siamo con il comandante Dario Sallusti della Polizia Stradale Regionale. Comandante, una importante operazione dalla costa fino al centro, al capoluogo, che ha coinvolto appunto la polstrada che lei dirige. Sì, un'operazione importante che, come ho detto in conferenza stampa, si inquadra in un'attività che a livello, sia nazionale che nello specifico a livello regionale stiamo portando avanti contro quel triste fenomeno che noi in gergo chiamiamo quello delle stragi del sabato sera. Un fenomeno che coinvolge soprattutto giovani in momenti particolari, parliamo dei fine settimana, parliamo dei sabati, dei venerdì, delle domeniche, e che evidentemente ci deve porre sotto un'attenta lente, di attenzione il fenomeno della guida in stato di alterazione, quindi alterazione sia dovuta all'eccesso di bevande alcoliche che alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. Un fenomeno che comunque esiste e che noi insieme ad altro tipo di attività di prevenzione dobbiamo contrastare con i controlli su strada. Nello specifico, in questo caso, i controlli estremamente efficaci sono stati svolti dalla sezione Polizia Stradale di Macerata, c'è qui il dirigente della sezione, il dottor Vecchio, sotto il coordinamento del questore di Macerata e quindi dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Dottor Vecchio, quali sono i numeri? Allora, i numeri sono numeri molto, molto importanti, che ci inducono a riflettere, perché lo scopo di questa tipologia di servizio, e questo deve essere chiaro, come è stato esplicitato dal questore Pignataro, e dal dirigente del compartimento, dottor Sallustio, lo scopo è quello della prevenzione. Quindi, con questi servizi noi vogliamo far comprendere ai cittadini che sono servizi volti alla prevenzione, alla sicurezza, che si esplicano in una repressione perché si contesta il reato, sulla strada, ma in realtà lo scopo è quello della prevenzione perché la vita umana deve essere tutelata. Dottor Frascarelli, lei ha svolto un importante ruolo in questa operazione. Sì, abbiamo praticato degli accertamenti tramite la saliva del personale sottoposto appunto a tale visita. Degli accertamenti ci permettono di verificare l'eventuale assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. E anche in questa circostanza, come in tutte le altre, che ormai cominciano ad essere numerose, sono sopra 30 servizi che sono stati fatti con questo macchinario che individua tramite la saliva, le sostanze, in questa circostanza, c'è stato modo di rilevare l'assunzione di sostanze quali la cocaina, che quindi è un eccitante e che determina nella fase up diciamo, dell'azione della sostanza una perdita di inibizione, una perdita della capacità di comprendere il pericolo e anche l'uso contemporaneo, oltre alla cocaina, di THC. Il tutto purtroppo si somma anche all'assunzione di sostanze alcoliche provocando un mix micidiale che determina un rallentamento dei riflessi, la possibilità di colpi di sonno alla guida e questo è particolarmente preoccupante in quanto i giovani che frequentano le discoteche, i locali pubblici e gli spettacoli lungo il litorale, molto spesso, da quello che si è avuto modo di verificare, diciamo, dall'anamnesi dei ragazzi, vengono anche da piuttosto lontano, da Ancona, da Perugia, e quindi sapere che questi giovani si mettono alla guida e magari devono percorrere più di 80, 100, 150 km per tornare a casa, induce in un operatore della polizia, in un medico, in un padre, una profonda preoccupazione.